Salve a tutti ragazzi, benvenuti al nuovo video dei PDM a Corpesa. Oggi siamo sulla rubrica Un calcio al calcio. Io sono Attilio e oggi andiamo ad analizzare, come avrete già potuto vedere, la partita Napoli-Fiorentina. Non è stato il posticipo vero e proprio, però fra le partite che ci aspettavamo molto più spettacolo, questa secondo noi era quella che poteva garantirne di più in assoluto. Così è stato. È stata grandissima l'impresa della Fiorentina, che è andata a vincere 1-0 in casa del Napoli, dove quest'anno avevano perso grandi squadroni come Borussia Dortmund e Arsenal. Però il Napoli in casa, ragazzi, andava molto molto bene. Infatti pensate che, se non sbaglio, aveva perso solo una partita contro il Parma per 1-0. Allora, la partita è stata veramente bella, spettacolare. Aveva cominciato molto bene il Napoli, con una grande occasione capitata nei piedi di Gonzalo Higuaín e una super super parata di Neto, che ha rischiato anche di far andare il pallone in porta, perché da dove è andato a parare, ragazzi, la palla poteva prendere una traiettoria che sarebbe finita in porta, ma invece non è stato così. Da sottolineare sull'occasione capitata a Higuaín il buco enorme lasciato dalla difesa della Fiorentina, che però alla fine è stata molto brava a rientrare e a lasciar calciare Higuaín da una distanza tale da permettere a Neto di fare una grandissima grandissima parata. Continua ad attaccare il Napoli, che ha un'altra occasione, questa meno, diciamo, meno nitida di quella capitata a Higuaín, perché la parata di Neto è stata molto più facile, però comunque è stata una occasione e la difesa della Fiorentina ha ballato di nuovo. Dopo questa grande occasione capitata a Napoli, ecco l'episodio che cambia il match. Infatti il giocatore della Fiorentina, Bakic, riesce a ricevere un pallone che sembrava perso da Mario Gomez, che se l'era fatto rubare dal Biol. Questa palla un po' strana che stava vagando lì è stata intercettata da Bakic, che ha superato in velocità Ghoulam, che era un po' distratto e non si è accorto che il giocatore della Fiorentina gli arrivava da dietro. Superato Ghoulam, stava andando da solo a porta vuota e giustamente Ghoulam ha impedito la sua avanzata agganciandolo da dietro con una scivolata. Rosso diretto per farlo da ultimo uomo, ci sta tutto e Ghoulam esce fuori dal campo. Da qui non c'è subito il grande dominio della Fiorentina, come tutti si potevano aspettare. No, c'è una Fiorentina che tiene palla, fa la partita, però non ha grandi occasioni. Infatti l'ultima occasione del primo tempo capita sui piedi di Lorenzo Insigne su una punizione mandata tranquillamente in calcio d'angolo da Neto. Il secondo tempo, una miriade ragazzi di occasioni per la Fiorentina. Che però sembrava che non riuscisse a segnare, parate di Reina, tiri fuori, Matri che gliele tirava in bocca al portiere, finché non arriva la svolta. Infatti viene messa una palla dentro, Matri aggancia, girato spalla alla porta, viene contrastato da Reina, che esce e cerca di portarlo verso l'esterno. Intelligentemente Matri mette la palla dietro per un compagno che arrivava, che mette la palla a sua volta al centro. Qui c'è l'inserimento da dietro di Joaquin, che tranquillamente di testa a porta vuota mette la palla in porta. Ora io dico, la difesa del Napoli dov'era? Cioè, hanno sbagliato sia su Matri, perché non si può lasciare un attaccante da solo contro il portiere, e sia sull'inserimento di Joaquin, perché qualcuno si doveva pur preoccupare del giocatore che arrivava da dietro. Evidentemente non se ne sono accorti, comunque una difesa sbilanciatissima.
E la Fiorentina segna all'ultimo, verso gli ultimi minuti del match. E con questa vittoria la Fiorentina si avvicina al Napoli, che tiene ancora saldo il terzo posto, con molti punti di vantaggio sulla Fiorentina, che ancora deve fare una grande scalata per arrivare, alla squadra di Benitez. Però ha già cominciato a costruire gradini. Infatti ha allungato anche sull'Inter, che ha perso nel pomeriggio 2-1 contro l'Atalanta in casa, quindi a Milano. Una sconfitta che mi ha veramente, veramente fatto arrabbiare per come è arrivata, pali su pali. Comunque, ce la prendiamo, niente da dire. Ha giocato bene anche l'Atalanta, alla fine. Ci poteva stare il pareggio, diciamo, dai. Poi, gli altri risultati del pomeriggio sono stati l'1-0 dell'Udinese contro il Sassuolo, la vittoria del Bologna 1-0 sul Cagliari, il pareggio del Parma sul Genoa. Poi abbiamo visto il 5-0, un grandissimo 5-0 che nessuno si sarebbe mai aspettato della Sampdoria sull'Hellas Verona, che finora, ragazzi, sta facendo un campionato fantastico. Adesso è un momento di crisi, come ci può stare per tutte le squadre. Anche la Juve ha vinto 1-0 in uno dei due posticipi con gol di Carlos Tevez. Una Juve che ha avuto tante occasioni, però si è vista che ha un po' di calo fisico, purtroppo non può mantenere un ritmo esagerato per tutta la stagione. Comunque ha vinto. L'altro posticipo della giornata era Lazio-Milan, finito 1-1 con un gol di Kakà, ragazzi, che definirei veramente fortunoso. Poi le partite del sabato invece sono finite con questi risultati. La Roma ha sbancato il Bentegodi di Verona contro il Chievo, vincendo 2-0, gol di Mattia Destro, che sta segnando, ragazzi, ogni partita in formissima. Una chiamata di Prandelli sarebbe ben accetta per il ragazzo, che è stato già chiamato nella scorsa amichevole persa dall'Italia 1-0 contro la Spagna. È anche giocato, anche adesso, è anche giocato. Però per il Brasile si candida. E poi il gol di Gervinho. L'altra partita invece ha visto la tripletta di Ciro Immobile, e poi il gol di Siligardi, quindi vittoria di 3-1 del Torino. Anche Ciro Immobile si candida a un posto in nazionale. Un'ultima cosa, è stata una bellissima partita Napoli-Fiorentina. Niente da dire più. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un commento, mettete un mi piace sia alla pagina di Facebook che al video. La pagina di Facebook me la metterò in descrizione. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.